manifestazione dovuta, è una manifestazione importante per un sindaco che ha fatto della Calabria un faro. Qui siamo nella città dell'accoglienza e questa manifestazione è la dimostrazione di quanto questa città sia amata da tutta la nostra gente. Grazie. Nel nostro dialetto si dice che quando un'iniziativa è bagnata è fortunata. La manifestazione di oggi è molto bagnata per i cittadini che hanno partecipato. Io spero che sia fortunata, nel senso che possa essere di buon auspicio, innanzitutto per questa vicenda di Lucano, che è persona onesta, per bene, e tutti quelli che l'hanno conosciuto. Io l'ho conosciuto come sindaco e come me l'hanno conosciuto tanti sindaci di centrodestra, oggi dei 5 Stelle. Credo che tutti possiamo testimoniare che si tratti di una persona corretta, seria, e quindi al di là delle carte che giustamente la magistratura può guardare, però insomma l'atto di privare una persona come lui della libertà personale è un atto moralmente ingiusto, sicuramente. Quindi io spero che possa avere la libertà ma più presto, e possa anche continuare a dirigere questo comune, perché in questo comune ha fatto delle cose importanti per dare nuova vita a Riace, ma anche per dare un esempio all'Italia di come si possono accogliere questi disgraziati, integrandoli, disgraziati immigrati, integrandoli nel territorio e anche portando a un buon risultato la propria comunità. È un desiderio di scendere in piazza della gente, del popolo. Va oltre Mimmo. Mimmo è stata la stura. C'è un desiderio del popolo di venire in piazza. Io ho visto gente che non andavano più in giro, che non scendevano più. Mi ha dato fastidio vedere le bandiere del partito, dei partiti, non servivano. Ho visto i camionisti, ho visto un camionista del mio paese che non è mai andato in piazza, non ha mai fatto politica, non ha mai avuto una bandiera, come si dice, una tessera di partito in tasca. Ho visto i ragazzi, ho visto gente che magari potrebbe pure simpatizzare per la destra, per dire, ma c'è un desiderio di scendere in piazza e di testimoniare, anche perché Mimmo non aveva una bandiera di partito in particolare, ha dato una testimonianza. Io non ho capito, è una cosa sbagliata per lei che questi sostengono? No, per carità, anzi, Mimmo ha dato la stura a un desiderio del popolo di partecipare e di testimoniare. Quando c'è l'onestà, Mimmo ha dato esempio di onestà, di pulizia, di trasparenza. Se i politici anche agli alti livelli fossero come Mimmo, avremmo realizzato il miracolo. Il miracolo in piccolo di Mimmo lo potremmo realizzare in grande se fossero trasparenti e onesti come lui. Onestà, onestà hanno urlato quelli, ma... Quindi un sindaco che ha fatto scendere in piazza anche chi non... Brava, bravissima. Siamo, dai, mi hai letto, non ho detto io bene prima. Bravo, Mimmo ha dato la stura al popolo. La piazza del popolo è qui. Beh, effettivamente abbiamo sentito gente di Roma, gente da Roma, dalla Sicilia. E loro arrivano da Rovigo. Arriviamo da Rovigo, eravamo in giro in vacanza, ecco qua in questa zona. Abbiamo saputo di quello che è successo questa settimana. Dal Canada. Mi chiama mio fratello dal Canada, mi dice: guarda cos'è successo, ecco, a Riace. Come? Non lo so, no, non ero informato. E allora mi ha detto: guarda, c'è successo questo e c'è questa manifestazione sabato, eravamo qui vicini, e allora abbiamo spostato il nostro tour, ecco, diciamo, per essere qua. Perché a me sembra importante anche come testimonianza a livello nazionale. Questa è una manifestazione che per conto mio deve richiedere, chiamare l'attenzione di tutte le persone, perché in Italia stanno succedendo delle cose che non dovrebbero succedere, che sono già successe in passato, ma che dobbiamo stare molto attenti che non succedano ancora qua adesso con questi governanti che ci troviamo oggi. Ecco. Quindi per me è un segnale molto, molto importante, ecco, questa presenza, ecco qua. E vedo che anche parecchia gente, ecco, è venuta, ha partecipato, ecco, per cui è un bel segnale veramente, e spero in tutta Italia. So che anche a Ferrara, ad esempio, non so se oggi o domani,
c'è una manifestazione già o in atto o programmata, fra l'altro a Ferrara c'è il Festival dell'Internazionale, per cui senz'altro ci sarà qualcosa. E per cui è qualcosa che sta accadendo un po' in tutta Italia. Ecco, questo credo che questo episodio di Mimmo Lucano appunto possa fare riflettere tutti su quello che sta succedendo oggi, in modo tale da muoverci per tempo tutti quanti. Ecco, questo è il messaggio importante per conto mio a livello nazionale, ecco, proprio perché oltre a Ferrara è qua, ma ci sono anche in altre città d'Italia si stanno muovendo, ecco, tante persone, ecco, e quindi io ritengo che e spero che possa essere un boomerang quello che è successo qua per questo governo, ecco, in modo tale da pensare meglio, ecco, a quello che stanno facendo, a quello che stanno legiferando anche. Grazie. È che ha bisogno di appoggio sicuramente. No, infatti abbiamo fatto tutta questa strada proprio per questo, per manifestare il nostro dissenso verso questo governo che ha praticamente castigato in un certo senso l'umanità. Anche io sono da Cosenza, siamo venuti qua, abbiamo fatto un po' tardi purtroppo, abbiamo trovato pure il tempo che non è tanto bello, speravamo di essere insieme agli altri al corteo, purtroppo non è stato possibile, però l'importante è essere presenti comunque per il sostegno a un uomo che ha fatto dell'accoglienza un modello positivo per quanto mi riguarda per l'Italia, e invece in Italia ahimè succedono queste cose, più si cerca di fare del bene e più per alcune leggi sbagliate ti ritrovi in queste condizioni. Penso che la manifestazione sia riuscita nonostante il maltempo, nonostante le allerta meteo. Cosa penso di Riato e del sindaco Lucano? Penso che per noi continua a rimanere un esempio di integrazione, di solidarietà, di pace, di un modello di società alternativa verso il quale forse oggi i poteri forti si sono definitivamente schierati. Credo abbiamo il dovere, ognuno di noi ha il dovere di fare di tutto per proteggere e far crescere realtà come Riace. Da Lamezia siamo arrivati in Pullman. Vengo da Buiano, Campobasso, nella provincia di Campobasso. Cosa pensi di questa giornata? Questa giornata è una bella giornata, ho visto oggi e sono contentissimo degli italiani. Penso che siano brava gente che io piace del mio cuore. Questo sindaco io lo piace molto. L'ho visto nella televisione, nella sua storia e mi ha toccato. Quindi ieri Fabrizio mi aveva detto dobbiamo fare una manifestazione. Ho detto dovevo venire con lui per dare una mano a questa manifestazione. Perché è una giornata importantissima per noi e anche per tutta l'Italia. Questa è una bella giornata e questa anche mostra che abbiamo anche un futuro qua in Italia. Grazie mille. Beh, penso che in qualche modo si farà giustizia su tutta questa questione, almeno me lo auguro. Penso che sia molto bello ritrovarsi tutti insieme, tante sigle. Grazie. È bello. Poi, visto che sono brutti i tempi, in latino si dice mala tempora currunt, quindi è bello ritrovarsi in tanti e tutti insieme. Grazie. Noi siamo di Roma. Da Roma qui, tanti chilometri per questa giornata così particolare? Beh, ci sembrava importante esserci, quindi siamo arrivati da Roma, sì. Per lei il sindaco ha fatto tutto corretto? Ma io questo non sono io a doverlo dire, non è questo il mio lavoro. Penso che lui ha fatto una cosa grande, quindi bisogna capire questo. Siamo qui in tanti a chiedere che questo sistema Riace si affermi sempre di più e ci porti verso una società solidale, al contrario di quello che sta avvenendo, che invece le linee guida di questo governo nazionale sono il contrario, sono per l'esclusione, per la cacciata del diverso, dello straniero, cosa che Mimmo Lucano ci ha insegnato è perdente, perché questa nostra società può essere inclusiva così come ha fatto lui in questa esperienza che ha maturato qui a Riace e che ci invidiano e di fatto ci copiano in tutto il mondo.
Noi veniamo da qui vicino, da Lamezia, quindi relativamente abbiamo fatto un breve percorso, però è stato un percorso importante perché è una questione a cui noi teniamo particolarmente, specialmente anche all'Università di Cosenza si è discusso molto di questo avvenimento purtroppo. E niente, speriamo che la cosa si risolva presto e speriamo bene per Mimmo e per tutto Riace. Siamo qua da Cerveteri a dare grande solidarietà a Mimmo Lucano, un simbolo della nostra nazione sull'accoglienza e che vogliamo che non stia in carcere ma stia sulle prime pagine dei giornali come è sempre stato, per la sua grande capacità di integrare e di trasformare quello che tanti ci raccontano come un problema invece in una risorsa. Arrestateci tutti, siamo recidivi. Dalla Sicilia occidentale. Per sostenere questa giornata? Certamente, non è un caso che finalmente sono venuta qua a Riace, che già ci volevo venire magari in tempi migliori, però appunto, cioè, la lotta deve continuare perché la giustizia deve trionfare, perché devono andare in galera le persone che hanno fatto abusi, non le persone che hanno aiutato altri. Penso che la disobbedienza civile sia qualcosa da attuare più volte in questa regione, dove la 'ndrangheta ne fa da padrone, e quindi sono d'accordo con tutto quello che sta facendo Mimmo Lucano. Non ha fatto nulla di sbagliato, quindi? Niente, nella maniera più assoluta. Anche voi a sostenere Mimmo Lucano? Certo. Lei di dove arriva? La Foggia, San Severo, provincia di Foggia. Tutti questi chilometri per questa manifestazione così importante per lui? È importantissimo, perché bisogna dimostrare la solidarietà anche se si ha centinaia di chilometri, perché poi dopo devi ripercuoterla dove sei, quello che è successo oggi qui, e non si può processare la solidarietà, questa è la cosa di fondo. Li rimproverano al sindaco il fatto di non aver fatto l'appalto del terzo urbano. Andassero a vedere tutti quelli che fanno gli appalti, che rubano milioni e milioni e milioni. Ecomafie non a caso. Invece qui si cerca di fare con quelle risorse che si hanno, perché dare soldi a un privato che ci dovrebbe guadagnare sopra, quando hanno fatto in economia. Questo è tutto, non si può processare questa cosa. Quindi un sindaco che dimostra veramente di saperci fare, che forse sono pochi che si comportano come lui? Ma io penso che il sindaco ha saputo fare, nel senso che ha cercato di dimostrare la solidarietà e di fare quello che ha fatto con quelle risorse che aveva, e quindi le ha ottimizzate al massimo. Poi dopo le leggi, mica perché una legge è legge ed è giusta, una legge può essere profondamente ingiusta. Grazie. Grandandolo, le folle sembrano sempre... Ciao caro!